Finanziamenti garantiti a più di 5.000 imprese. Negli ultimi 3 anni per circa 300 milioni di euro. 12.000 associati presenti in 4 regioni. Intercredit. Dal 1959, i nostri numeri al servizio del tuo lavoro. Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village. Iniziamo con la cronaca. Per l'Istituto Musicale Braga di Teramo è un grande giorno. La recentissima sentenza del TAR Lazio riconosce l'autorevolezza e il prestigio di questa antica istituzione cittadina ed impone al Ministero di statizzarla. Una grande battaglia vinta grazie al sostegno bipartisan di enti come la Regione Abruzzo, la Provincia, i Comuni di Teramo e Giulianova. Ma è la guerra che dovrà essere vinta. Il Ministero infatti annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Una sentenza del TAR del Lazio salva l'Istituto Braga di Teramo. Il provvedimento impone al Ministero dell'Istruzione di procedere entro 30 giorni all'approvazione del regolamento che finora ha impedito la statizzazione. La sentenza è arrivata dopo un ricorso presentato dai dipendenti dell'Istituto contro quella statizzazione rimasta al palo dal 2005, quando l'allora ministro Moratti firmò l'intesa con Regione, Provincia e Comuni di Teramo e Giulianova. Il TAR dunque torna a dare speranza alla salvaguardia dei posti di lavoro di 25 docenti, degli amministrativi e dei corsi che sono l'anima di un'istituzione ultracentenaria come il Braga. Abbiamo vinto alcune battaglie, ma manca di vincere la guerra, e la guerra sta nella statizzazione. Questa sentenza del TAR sicuramente ci aiuta. Bisogna andare a Roma per capire che l'Istituto Braga merita la statizzazione, che vanno rispettati gli impegni e che anche adesso questa sentenza rafforza praticamente questo obiettivo. Lo dobbiamo fare tutti insieme, perché il Braga non è né di destra né di sinistra, è della città di Teramo, è della popolazione teramana e soprattutto, a mio avviso, rappresenta un punto e anche un fiore all'occhiello per questa città. Questa proposta che la Regione Abruzzo ha fatto ha forse un po' salvato il Braga? Nel protocollo a cui facciamo riferimento oggi con la sentenza, il protocollo è scritto, lo abbiamo sottoscritto io all'epoca come sindaco di Giulianova, ma nel 2005 il presidente Pace si impegnava la regione a mantenere la contribuzione, se non era, di 550.000 euro l'anno. Quindi se noi vogliamo raggiungere il traguardo, significa che la regione deve mantenere quell'impegno. Così anche la provincia, così anche gli altri due enti comunali. Perché in questo modo noi ci presentiamo al governo, diciamo così, con tutte le caratteristiche, soprattutto con l'impegno e la convinzione che questa istituzione è voluta dal. Per il Braga, dunque, anche se è presumibile che il Ministero possa ricorrere contro la sentenza del TAR, si apre una nuova era. Il Braga ha vinto una battaglia, speriamo di vincere la guerra però. Speriamo di sì, io direi la guerra è vinta nella misura in cui la sentenza del TAR del Lazio riconosce, definisce il Braga istituto di alto prestigio, cito letteralmente, e sulla base di questo riconoscimento e sulla base della considerazione che nella provincia di Teramo, Teramo e provincia, manca un istituto di alta formazione musicale, dispone il termine di 30 giorni entro cui il Ministero dovrebbe emanare i regolamenti che sono la fase propedeutica, un passaggio propedeutico per la statizzazione. Devo dire che il valore di questa sentenza non è solo nell'aver individuato un percorso giuridico formale per arrivare alla statizzazione, ma soprattutto a quel riconoscimento della dignità di istituto di alta formazione che a volte non è stata pienamente riconosciuta al Braga. Il Braga viene confermato, trova conferma anche nel dispositivo della sentenza del TAR Lazio, trova conferma delle proprie capacità, delle proprie abilità, direi del ruolo che ha sempre svolto e che intende continuare a svolgere nel territorio. Come tradizione vuole, in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il Vescovo di Teramo, Michele Seccia, organizza un incontro con gli operatori del mondo della comunicazione.
Quest'anno il tema affrontato ha riguardato il come comunicare nella verità e il pensiero positivo in tempo di crisi. Relatore di eccezione, il direttore del quotidiano L'Avvenire, Marco Tarquinio. Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire, è stato l'ospite d'onore dell'incontro voluto dal Vescovo di Teramo Michele Seccia in onore di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Tarquinio ha affrontato il tema dei media e il loro compito di comunicare nella verità un pensiero positivo, soprattutto in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo. Come è cambiata, se è cambiata, la comunicazione nel suo giornale con l'arrivo di Papa Francesco? Diciamo che abbiamo trovato uno straordinario amplificatore dei sentimenti buoni e delle cose buone che vengono concretamente fatte nella vita di tante persone, nella vita della Chiesa, agli occhi del mondo. Cioè la parte positiva, quella che non ha mai cittadinanza mediatica, non solo sulle pagine dell'Avvenire, ma anche sulle pagine degli altri giornali, è diventata un esclamativo che vale la pena ascoltare. E questo è un grosso fatto. C'è più verità adesso? Credo che ci sia più verità, perché non c'è un po' più di spazio, come dicevo prima, per quello che non ha cittadinanza mediatica normalmente, il lato positivo delle nostre vicende. Se il mondo fosse come quello che raccontiamo troppo spesso noi giornalisti, sarebbe già finito da un pezzo, dico sempre. Questo non accade perché ci sono tante persone che fanno la cosa giusta e che una voce forte, chiara, profonda, incisiva come quella del Papa ci aiuti a capire qual è la direzione di marcia da tenere, è molto importante. È d'accordo con Papa Francesco quando dice che internet è un dono di Dio? Sono profondamente d'accordo, perché tutti i mezzi e tutti gli ambienti che noi usiamo, che noi viviamo, sono luoghi per l'uomo e per la donna. Bisogna saperli abitare, i doni bisogna saperli usare. Quindi è un compito che abbiamo, è una sfida e una gioia, come ci ricorda Papa Francesco. Bisogna esserne persuasi, ne vale la pena. Anche l'omelia è una forma di comunicazione. Nelle vostre omelie, da quando c'è Papa Francesco, c'è forse un po' più di verità? Io penso di sì, io credo di sì, perché le parole che Papa Francesco ha scritto ci riguardano direttamente, e posso dire che la mia insistenza con il presbiterio, ma anche con i fedeli e quanto più con i giornalisti, no? Deve essere una informazione a tutto campo, non frasi spezzate ad effetto, né frasi che ci interessano evitando quelle che ci colpiscono. Questo posso dire con semplicità, è qualcosa che ho detto personalmente anche al Santo Padre. Io prego perché le sue parole, il suo insegnamento perfori non solo il video, ma le nostre coscienze. Allora possiamo applaudire nella verità a Papa Francesco, non solo quando crediamo di sentire ciò che noi condividiamo. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise è stato incaricato, insieme ad altri enti nazionali, di studiare la contaminazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Un'emergenza ambientale e sanitaria nelle aree tra Caserta e Napoli senza uguali, che ha indotto il governo italiano a schierare una task force per analizzare e mappare le zone a rischio per la popolazione. L'IZS di Teramo in questo progetto è in prima linea. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Caporale farà parte del gruppo di lavoro che analizzerà i dati sulla mappatura della Terra dei Fuochi. È emergenza infatti nell'area tra le province di Caserta e Napoli, dove l'inquinamento, i roghi dei rifiuti e le morti collegate stanno dando vita a una vasta e profonda protesta popolare. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il ministro dell'ambiente e il ministro della salute hanno firmato la direttiva per lo svolgimento delle indagini tecniche per censire i terreni della regione Campania destinati all'agricoltura. La mappatura, che sarà eseguita anche attraverso strumenti di telerilevamento, è finalizzata ad accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini sono state affidate al Consiglio per la ricerca in agricoltura, l'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania. Questi enti potranno avvalersi del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e del Corpo Forestale dello Stato.
La direttiva prevede che dati e informazioni siano condivisi dagli enti coinvolti anche attraverso l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l'esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine. Un riconoscimento importante questo per l'IZS di Teramo, che si riconferma un'eccellenza nazionale. L'Università di Teramo è risultata terza per quanto riguarda la graduatoria di premialità del Ministero. L'Ateneo Teramano si è distinto per la didattica, la ricerca scientifica e il reclutamento di nuovi docenti e ricercatori. E intanto è in atto una grande trasformazione delle infrastrutture universitarie, inaugurata la nuova mensa e a breve anche un cineteatro. L'Università di Teramo marcia spedita per rilanciare il futuro dei suoi studenti e del territorio. Diventa eccellenza italiana per quanto riguarda lo studio in alcuni settori dell'agraria, della veterinaria e del diritto medievale. Intanto, con decreto adottato lo scorso 23 dicembre, il ministro Maria Chiara Carrozza ha provveduto alle attribuzioni della quota premiale del fondo di finanziamento ordinario alle 54 università statali. L'Università degli Studi di Teramo è risultata terza nella graduatoria di premialità. Perché il Ministero premia l'Ateneo di Teramo? Che ha una ricerca di assoluta qualità, perché ha reclutato ottimamente i docenti nei 7 anni considerati e perché i risultati sono stati decisamente positivi. E sulla base di questi risultati abbiamo avuto un'assegnazione di quota di premialità che ci ha posto al vertice della graduatoria nazionale, ma soprattutto ci ha consentito di iniziare quel percorso di consolidamento anche finanziario della struttura che è necessario per garantirne lo sviluppo nei prossimi anni. Abbiamo una mensa nuova, un nuovo cinema, un nuovo teatro, una nuova palestra, insomma camminiamo veramente velocemente. Abbiamo da offrire servizi agli studenti, noi dobbiamo giustificare l'esistenza di un'università a Teramo e questa giustificazione trova origine anzitutto nella qualità della ricerca, anzitutto nell'offerta della didattica, ma poi direi anche nelle condizioni di vita che offriamo agli studenti. Far sentire uno studente a proprio agio significa anche ottenere il massimo rendimento del suo impegno. Cosa la rende al massimo più orgoglioso di questa università? Lo spirito con cui iniziamo a lavorare all'interno dell'università, la condivisione di un progetto. A me fa sempre piacere ribadire la necessità di un'università a Teramo, non per uno spirito di campanile, ma perché lo sviluppo, l'economia che ci aspetta nei prossimi anni, nei prossimi decenni, sarà un'economia in cui vincerà chi riuscirà a proporre produzioni ad alto valore aggiunto, che richiedono alte competenze, che richiedono alta formazione. Avere un presidio di alta formazione a Teramo significa creare le premesse perché l'intero sistema economico e quindi sociale e culturale del territorio possa svilupparsi in futuro. Un ateneo, quello teramano, che si sta trasformando in un vero campus, sede principale aperta fino alla mezzanotte, mensa interna appena inaugurata, biblioteca unificata, centro linguistico ed informatico, laboratori tecnico-scientifici, televisivi, radiofonici e di fotografia, sala cinematografica, palestra e servizi sportivi. Un ultimo dato, quasi 30.000 laureati dal 94 ad oggi. Ed eccoci alla rubrica di economia curata da Stefano Di Ventura, direttore commerciale di Intercredit Confidi. Nuova pillola informativa sugli strumenti legati al credito. Oggi Stefano ci parlerà della legge antiusura e delle facilitazioni di cui le aziende possono avvalersi grazie al Confidi senza dover cadere nella trappola degli usurai. Amici di Abruzzo Village, bentrovati. In questa pillola vi vorrei parlare di imprese in difficoltà, anzi, per meglio specificare, della normativa e legge 108/96, diciamo denominata antiusura. Questa normativa permette alle aziende che si trovano in temporanea difficoltà di avere una garanzia dell'80% da utilizzare per l'accesso al credito. La difficoltà ultimamente incontrata e per cui vi invito a contattarmi è rivolta proprio per le aziende che hanno subito danni dall'ultima alluvione di meno di un mese fa. Queste aziende, nonostante la difficoltà di accesso al credito,
credito possono, tramite Intercredit, riuscire ad avere e godere di una garanzia fino all'80% con le banche convenzionate, con dei tassi estremamente agevolati, per riuscire a rimettere in moto il proprio processo produttivo e ridurre i danni causati appunto dall'alluvione. Altri sono i concetti di utilizzo di questa normativa, che ultimamente è stata un pochettino tralasciata, soprattutto per la difficoltà che noi operatori trovavamo nell'accesso, ad oggi completamente rivista e ripianata. Molte altre possibilità per accedere a questo tipo di normativa, per esempio possibilità che l'azienda trovi ad avere a che fare con dei ritardati pagamenti e delle segnalazioni in CRIF o in centrale rischi, seppur casuale, oppure delle temporanee impossibilità al pagamento dei debiti tributari. Altro genere di utilizzo di questa normativa per avere appunto una garanzia così elevata fino all'80% è vantare dei crediti verso la pubblica amministrazione e verso le grosse imprese. Tutta questa serie di motivazioni potrà dar modo a noi operatori di indirizzarvi verso l'utilizzo di questi fondi e soprattutto stimolare l'istituto erogante, attraverso una garanzia così elevata, ad essere più celere nella concessione del credito, garantendosi attraverso un fondo comunitario e regionale. Per questa sera ho terminato, ci vediamo alla prossima pillola, buona serata. Chirurga, 55 anni, si è trasferita dall'ospedale di Asti a Teramo dopo aver vinto il concorso come direttore medico del pronto soccorso aziendale dell'ASL Teramana. Nel 2013, sotto la sua dirigenza, il pronto soccorso ha registrato 41.000 accessi, il 15% dei pazienti è stato ricoverato e l'80% è stato dimesso. Grande sensibilità nei confronti delle donne e degli anziani. A favore di queste categorie, in collaborazione con il Comune di Teramo, con la Commissione Pari Opportunità Provinciale, lei sta portando avanti progetti di sostegno come il codice rosa per le donne maltrattate e uno screening sugli incidenti domestici. Innamorata dell'Abruzzo, armi e bagagli, si è trasferita in città con la sua famiglia. Ha deciso di prendere qui la residenza, di comprare casa e di sperimentare la cucina teramana. Ha già imparato a fare il timballo di scrippelle. Il suo pronto soccorso intanto sembra funzionare a meraviglia. Quando ha deciso di diventare medico? Ho deciso di diventare medico l'ultimo anno del liceo scientifico, a seguito non di una mia esigenza particolare. Ho fatto un po' il bilancio delle facoltà che erano più disponibili e la mia vocazione era quella di fare biologia fondamentalmente, e poi mi hanno detto: ma guarda che come biologo non c'è una grossa attenzione poi sul mercato del lavoro, e allora ho scelto poi di fare medicina. In che cosa si è specializzata? Ho due specialità, una è la prima, è quella del cuore, ed è la chirurgia generale, e poi la seconda, presa comunque tanto che stavo lavorando, è quella di scienze dell'alimentazione con indirizzo nutrizionistico. La sua carriera all'interno dell'ospedale com'è andata? Come donna, per esempio? Guardi, io ho lavorato sempre in reparti chirurgici, almeno all'inizio fino al 2000, quindi dall'89 fino al 2000 compreso, e ancora prima in un reparto chirurgico come patologia chirurgica all'Università di Pavia, dove ho studiato, avendo a che fare fondamentalmente con un mondo fatto di maschi. E beh, io non mi sono mai sentita discriminata nella maniera più assoluta, forse mi vanto di questa cosa, nel senso che io non ho mai dato adito però ai miei colleghi di momenti in cui per qualche motivo fossi io più debole, quindi sempre paritetica io, ma altrettanto paritetici loro. Successivamente poi dal 2000 ho fatto per 13 anni il dirigente, il direttore del 118 della provincia di Asti, e anche lì non ho trovato delle grosse discriminazioni. Qui sono soltanto da un anno,
al momento non posso dire di essere discriminata, sicuramente un ambiente culturale un po' diverso da quello dal quale vengo, non sono ambienti uno migliore dell'altro, sono sicuramente diversi e come tale vanno considerati. Ecco, ma quando le hanno proposto Teramo, ha pensato, ma Teramo dov'è? No, Teramo la conoscevo non come realtà cittadina, la conoscevo perché sono stata a prestare assistenza a Barisciano immediatamente dopo il terremoto e ho avuto modo di apprezzare il territorio, ho avuto modo di apprezzare la popolazione, sono tornata a casa estremamente soddisfatta dell'esperienza che avevo fatto, ricca culturalmente. Insomma, innamorata degli abruzzesi, ma sì. Così lontana da casa come ha organizzato la sua vita familiare? Ma lontana da casa relativamente, io le valigie le ho fatte tante volte, inseguendo il lavoro, inseguendo la mia voglia di fare le cose. Io da Milano mi sono spostata verso Pavia a studiare, poi ho lavorato qualche mese anche in Lombardia, a Bergamo, e poi a seguito di concorso sono stata assunta all'ospedale di Asti, dove sono rimasta, pur lavorando però in una realtà quale quella del 118, insieme alle altre realtà, e quindi spostandomi su Torino, su Vercelli, su Alessandria, e poi a un certo punto ho deciso che potevo fare ancora dei concorsi anche in altri posti e sono venuta anche qui perché c'era il concorso anche qui. Come è stata accolta? Bene, benissimo, veramente molto bene. Mi aspettavo un po' di resistenze, anche qui dovute a delle differenze culturali, e invece no, sono stata accolta benissimo, non solo dalla dirigenza dell'ASL, ma proprio anche dai colleghi e dal personale del pronto soccorso. Quali sono le battaglie che sta adesso portando avanti in questo reparto? Le battaglie sono tante, dobbiamo, lo dicevo prima, dobbiamo fare un salto nel presente, dobbiamo avere una nuova cultura dell'accoglienza delle persone, dobbiamo fare dei miglioramenti da un punto di vista tecnico-scientifico, ma non perché siamo indietro culturalmente dal punto di vista appunto scientifico, ma perché non stiamo ancora affrontando i problemi come una squadra, li stiamo affrontando come un gruppo, dove alle volte non si passa la palla. E allora dobbiamo imparare a passarci la palla, ad avere estremamente fiducia dei nostri colleghi, a lavorare molto bene tra professioni diverse. Il medico e l'infermiere in emergenza non hanno i confini così definiti come il medico e l'infermiere che lavora in un reparto, i confini sono sfumati. Lei è una donna, grande sensibilità alle donne, alle pazienti, e noi facciamo un'anticipazione, no? Si sta pensando di creare un codice rosa al pronto soccorso. L'abbiamo già creato. Non è dedicato solo alle donne, le vittime di violenza non sono solo le donne, sono anche i bambini, e forse non è così facile alle volte percepire che cosa succede all'interno di una famiglia con i bimbi, ma sono anche gli anziani. E poi ci sono delle fasce che sono chiamate soggetti fragili, quali ad esempio anche il paziente psichiatrico. Un incoraggiamento alle donne che vogliono intraprendere la sua carriera, donne che vogliono fare carriera ma vogliono avere anche una famiglia? Non glielo so dire perché forse l'ho sempre trascurata un po' la mia famiglia. Ho la fortuna di avere un marito favoloso, un padre quindi stupendo di mia figlia, e quindi mi ha sempre aiutato e messo un grosso ausilio. Sicuramente quello di essere noi stessi, se abbiamo la voglia di fare le cose sicuramente troviamo un buon equilibrio tra quello che è la famiglia e quello che è il lavoro. Fare il lavoro in emergenza però implica non tanto spirito di sacrificio ma un elevato spirito di servizio, questo sì. Grazie di essere stati in nostra compagnia, ci vediamo puntuali la prossima settimana con Abruzzo Village. Buona serata a tutti voi. Finanziamenti garantiti a più di 5.000 imprese. Negli ultimi 3 anni per circa 300 milioni di euro. 12.000 associati presenti in 4 regioni.
Intercredit. Da 1959 i nostri numeri al servizio del tuo lavoro.